Che cosa si deve fare con la RAI secondo te adesso? Che non è, l'orientamento culturale del Movimento 5 Stelle non è rappresentato. Non è rappresentato né nei programmi, né nella dirigenza, né nei giornalisti. Io voglio una dignità. Gli ombrelli ha diritto a una pari dignità, perché noi abbiamo quasi 9 milioni di elettori, quindi puoi parlarne le pari in modo corretto, non ne vuoi parlare, non ne parli. Non è che prendi attivisti finti da mettere nei finti talk show per farci fare delle figure di merda, non lo devi fare, del servizio pubblico, lasci fare la Rete 4, Canale 5, non mi interessa. Ma secondo te pari dignità, secondo il direttore generale deve andare lui in televisione e dire come stanno le cose, che non sopporta più direttori di telegiornali iscritti a partiti o camerieri di partiti, perché ci sono, Orfeo è uno di questi, il TG3 è uno di questi, sono gente che fanno i camerieri dei partiti, non sono giornalisti. Allora il giornalista deve essere moralmente al di sopra di queste cose, poi può avere delle preferenze politiche, ma deve essere intellettualmente una persona diversa, per bene. Noi abbiamo bisogno di questo e deve interagire il direttore generale se vuol dare un cambiamento, perché sta perdendo 250 milioni all'anno, il prossimo anno ne perde 400, quindi cosa facciamo? Con una telefonata ce la svendiamo la RAI come la Telecom? Cosa facciamo? Non è loro, non è loro, non è loro, non è patrimonio loro, non è che dai a 5 società, scusa, dai a 5 società un miliardo di euro a 5 società, Fico che della vigilanza chiede i nomi e tutto il consiglio di amministratori dice no, non possiamo darvi, non potete dare i nomi di 5 società. Allora c'è il figlio di quello, chi sono le società? Voglio i nomi e cognomi di tutti i fornitori attualmente, perché non esiste una società al mondo, non c'è una società che, se leggi il bilancio, dia il 60% dei ricavi da fare fuori con 13.000 dipendenti. Noi siamo qua anche per tutelare il lavoro di questa gente qua che io conosco. Ci sono fiori di sceneggiatori, fiori di registi sottostimati che devono andare a fare degli altri lavori. Senti, ma secondo te non basterebbe un consigliere d'amministrazione o due consiglieri d'amministrazione del Movimento 5 Stelle che vigilano su questo? Noi abbiamo bisogno di trasparenza, non di consigli di amministrazione. Noi abbiamo bisogno di avvisare chi paga la RAI, signori, è in queste condizioni. Ed è un media agonizzante, perché la televisione è un media che sta scomparendo, perché sta drenando tutti. Ma i miei figli, chi ha figli da 18 a 35 anni, la televisione non sanno neanche cosa sia. Allora vogliamo mettere dentro il bilancio della RAI una previsione che c'è anche la Rete? Sai quante pagine ci sono in 238 pagine del loro bilancio? In 238 pagine, una pagina della Rete, e glielo dico, una pagina che riguarda il web. E lui mi ha detto, ma potevamo anche metterne 30, ma ne abbiamo messo una. Non sanno neanche che cosa sia, non sanno che cos'è l'internazionalità di una televisione. No, la gente non sa un cazzo, parla un po' con la gente, non sa cos'è la Costituzione, quanti articoli fanno, non sanno dell'Europa, non sappiamo nulla. Siamo al 70° posto come libertà di informazione, è colpa mia. Allora Letta va lì a raccontare una balla a 5 milioni di italiani attraverso il servizio pubblico e l'amministratore delegato non va lì e dice ma la smetta, lei ha detto la controsmentita, fallo alla BBC, fallo con i direttori della BBC. Ve lo ricordate quando il primo ministro inglese andò da Davis, il direttore della BBC ha detto devi dire questo, ha detto ah, amico stai parlando col presidente della BBC, non di un tuo lacchè. Ecco che salto di qualità dobbiamo fare. Qual è la tua ricetta per avere il 25% di rappresentanza del Movimento 5 Stelle dentro la RAI? Cioè come si fa a rappresentare il 25% degli elettori italiani dentro un'azienda come la RAI? State a sentire una cosa. Allora, qui abbiamo bisogno che voi capiate che questo è un movimento di cittadini, di democrazia diretta. Dove il famoso leader, io non voglio essere il leader di nessuno, io controllo che chi entra, quel minimo di controllo che ci vuole in un'organizzazione, che spendono il mio nome, siano persone incensurate per bene. Io non ho qualità o intenzione di diventare un primo ministro. Io non voglio nessun tipo di carica, io voglio portare delle persone scelte dalla Rete, dal movimento, al di sopra del bene e del male, con un bel curriculum e dire queste 10 persone per noi potrebbero risolvere alcune cose del nostro paese in macerie. Le volete votare? Ve le facciamo vedere prima delle elezioni, in modo che i cittadini possano andare là a conoscerli, votarli o non votarli.
però io voglio una risposta dai cittadini, non da questi cialtroni qua che voi intervistate tutti i giorni. Quindi, voglio una risposta dai cittadini italiani. Siete disposti a cambiare, a mandarli a casa? Perché se sono disposti, noi andiamo avanti, ci prendiamo un paese in macerie e cercheremo piano piano di fare il reddito di cittadinanza, di fare il nostro programma a piccola e media impresa, di fare la legge anticorruzione, di fare il conflitto di interessi e cambiare la legge elettorale, che sarà la prima cosa che faremo. Allora non venitemi a rompere i coglioni. Adesso ti teniamo il porcello.